Finirà mai questa avventura Puyo Puyo Tetris? Scopriamolo con questo nuovo episodio. Siamo subito, dobbiamo fare in meno di un minuto e 30 secondi 35.000 miliardi di milioni di punti. E per fortuna che sto giocando con il mamma mia che bello Pro Controller e stiamo giocando a Tetris. Che al Pro Controller ci sono i testi incredibilmente giganti, tutti belli che proprio quanto si schiacciano bene. Una cosa bellissima. J'adore. Se voi avete una Nintendo Switch, vi consiglio caldamente l'acquisto, ragazzi, del Pro Controller. Io mi sono preso, diciamo, la Limited Edition, o come cacchio la si chiama, di Splatoon 2. Ho preso Splatoon, quindi diciamo mi sembra anche più che Whitney Houston, e davvero è un grandioso acquisto. Porca miseria, sti pezzi qua che non ce la faccio, è un grandioso acquisto. J'adore, davvero incredibile, anche perché ho aspettato a comprarlo perché sapevo io, quelli a Nintendo mi avrebbero fregato con una qualche edizione stramba dei Pro Controller. Infatti non ho preso il primo subito, che è solo nero, una roba del genere, e ho aspettato molto ma molto saggiamente. Donnazione, che mi sa che non ce la faccio a fare quello che devo fare, perché non ce la faccio, anche se prendo una stella, ma non ce la faccio, chi se ne frega. Quante stelle ho preso? Posso evitare di rifare questo? Una stella, sono pronta a tutto, tranne i test di matematica. Continuo. Dobbiamo battere. No, ma poverino. So this is T's mind. What would happen if we made a mess in here? Maybe it'll change his memories? Maybe he'll forget something important. Oh my. That sounds like a fun-tastrophe! Bring on the fun-capades! Stop! You can't just ruin people's memories. Aw, you're no fun! Bring on the lame-capades! I can't let my guard down for a second with them. Huh? Why are you here? Oh, hello, Captain. This place is so unstable, it's rather unnerving. If you're afraid, you can go home. I wonder what powerful opponent I'll face. I bet it'll be the previous Tetris King. He was the captain of the SS Tetra 2 before me. If I remember, we were good friends once. But I'm having trouble remembering him. Oh? Captain's report, oh? I will increase my power by fighting an illusion of you! PvP! E vai, sono molto contento! Dobbiamo fare 20.000 punti! Ma a che cacchio si gioca? Ah, ok. Puyo Tetris, Tetris Puyo! E si comincia con Tetris! Qua con Pro Controller sto giocando adesso come adesso con i crocette direzionali. Prima con il cagnolino, i Joy-Con, giocavo con l'analogico, però qua diciamo mi trovo abbastanza meglio con le crocette. Tutti i tasti tra l'altro sono incredibilmente più grossi del normale, ad esempio i tastini X, Y, B e A sono davvero enormi, e ciò è molto ma molto bello. Sono molto contento, con mucha passion, perché faccio una chain. Yes! Ovviamente qua a Puglio bisogna fare le chain, altrimenti non ce la si fa a fare i mega puntazzi. Uno verde! Mamma mia, che cosa ho creato! Oh, va là! Che faccio un altro punto con quello là che sta cadendo rosso. Dato ho appena guardato sul Le Shop, ragazzi, qua ad agosto. Come avevo già detto, ci sarà un video al giorno. Prendo una piccola pausa, non smetterò di fare video, ma ne porterò soltanto uno al giorno. Quindi adesso sto
guardando, magari porterò qualche partita così a random. Sunza, ma che cazzo ho fatto? No, un azzurro. Porterò qualche partita, diciamo, a random a Injustice e le varie serie, tipo quella del multiverso, così, e dei vari turni di andrà un attimo in vacanza. Ovviamente porterò, diciamo, partite più rilassate a Injustice e anche agli altri giochi, perché come vi ho appena detto, ho guardato proprio adesso sulle shop e ci sono delle belle cosine, soprattutto un gioco che davvero in sala giochi, se è effettivamente quello, ragazzi, ci ho giocato un'eternità insieme a Metal Slug e King of Fighters. Quel gioco lì davvero è un qualcosa di spettacolare e me lo piglio subito. Mi dispiace Jero, non volevo. Oh, è davvero un grande compare. Questo, io non ricordo bene quello che avevo, che 3 stelle, e continuo. That was a good match. PP! Thanks, so. Maybe I should thank the real world, you. Hey, come to think of it, I always log my captain's reports with O. But where do they go? Who listens to my reports? I'll have to make a report about this. Yeah, si va avanti! Dobbiamo pulire in meno di 40 secondi 12 linee a Tetris, yes! In meno di 40 secondi, certo, se mi date subito quei meravigliosi pezzi qua, ce la faccio anche subito, mica ci sono i problemi. Se mi date ancora qualche grattacapo, no, cioè, scusate, vabbè che 12 linee sono proprio qua per me, roba proprio di tranquillità, proprio non ci sono neanche i problemi, esattamente loro. Vado avanti a robe di 2. Ah, 2, aspetta, però ne manca una. Fatta in meno di 40 secondi, 3 stelle. Reportaggio del capitano, yes, sfida completata. E continuo pure. E che cacchio? There's only one person I want to spar with. Yes. Papa, you're the best, most incredible papa ever. That Ringo girl has no clue. She wondered how you could be my papa. How can she question such a thing? Oh, S. Yes, Papa? I'm sorry. Huh? I'm sorry for leaving you alone. Well, what do you mean? You're always with me, Papa. I'm never lonely. Zed is just a guardian. He's my substitute, because I can't be there. Papa? What are you saying? I miss you, S. I wish I could see you. Papa? I don't understand. Everything's a blur. Let's have a Tetris battle like old times, Papa. Sì, papà, 100.000 punti, se faccio prima a batterti, non c'è proprio no. No. Oh, mamma santa. Ah, voi vi divertivate a fare questo tipo di 3D? Sono molto contento. Va, velocità, pompare i muscoli, vuoi degli addominali del genere? Allora toccali, tocca i che cazzo sto dicendo, tocca i Tetris, manda giù. Ho sbagliato, cioè può capitare, no. Mi state dicendo che voi non sbagliate mai, ma io guarda te, non lo so. Ho sbagliato una posizione, mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là, devo superare i 100.000 punti, quindi non vorrei dire cavolate, non devo batterlo al primo tentativo. Perché se lo batto al primo tentativo mi sa tanto che i 100.000 punti li vedo soltanto da molto 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 lontano. Vedete che adesso sono qua i 60.000 punti. Questa fase qua, un finisce, no, fammi finire, porca miseria, sono diventato Armando di Splatoon,
No! Resisti! E che balle! Recharge mode engaged. I knew I'd win. Però ho vinto. Tu sei l'unico papino per me, papino, solo una stella. Continuo. Huh? Papa? Where'd you go? Papa? My memories are playing tricks on me. That guy wasn't my real papa. I'm gonna go see my real papa. E siamo all'ultima parte di questa cosina qua e dobbiamo sconvincere T! Hey, O. It's been a while. I don't mean to bother you, O. Thank you for delivering T's reports. I appreciate everything you've done, O. But I have to confess something to you. I'm to blame for all this chaos. I had a feeling you already guessed. I'm sorry, O. You need to come stop me. I'm at the farthest edges of space-time. You need to get stronger. You know whom you need to fight, right? I should get going, O. I'll see you soon. Che tradotto vuol dire facciamo una battaglia Tetris, dobbiamo fare 12.000 punti e squacquararlo tutto. Yes! Perché ci volevo ancora io a capire chi era il gaglioffo più gaglioffo di tutti, colui che dobbiamo battere, colui che ha combinato tutto questo qua incredibile di robe, colui che dobbiamo sconfiggere. Che vuol dire aiuto, no? Va tutto velocity. Che minchia! Oh, T! Capisco che te sei l'ex campione del Tetris mondiale di tutta la storia della mondialità, proprio che... No! Non posso girare! Fanculo! Sei un marrano, mangia la cacca! Questo lo metto qua, però incredibilmente sbagliato. Guardate, ci sono ancora 70 miliardi di secondi e qua la vedo molto lugubre come situazione, perché sto a sbagliare tutti gli ipotesi possibili così proprio incredibilmente che mi impappino pure a parlare. Questo l'ho sbagliato, ma fortunatamente è comunque andato dentro in un posto dove mi serve. Porco demonio, aio, e mi ha tirato pure giù i punti quello lì, e sei uno scostumato po', devo farcela. Perché questo episodio stava andando tutto bene, poi sei arrivato tu a rompere le balle e ciò non va. Oh, datemi qualche secondo in più per cortesia, perché qua non è giusto, qua ci fanno... Oh no, finite subito la partita, finitela, reportaggio del capitano, finita la partita, mamma mia, flawless episodio. Che proprio era da i primissimi episodi che non facevo una roba del genere, ovvero non zittirmi mai e finire incredibilmente il tutto senza fare tagli, perché l'ho vinta tutta. Looks like everyone's faced the illusions. That place was unbelievable. I could feel the power rushing through me. Goo 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 goo. Pee 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 pee. I feel more focused too, and my vocabulary's bigger. Yep. Oh no. What's wrong, S? Shut it, hat for hair. Don't you all ever stop jabbering away? I was just worried about you. That's all. I'm sorry, Amity. S just needs some alone time. It's all right.
I can see why she acts the way she does. Something's bothering her. And she doesn't always know how to deal with it. You're very patient, Amity. Pee-pee. I have to admit, I'm kind of worried. I feel lonely too. How? We're all together! Right now, yes, because our worlds are merging. But soon, when we fix this mess, well, we'll all have to split apart. Huh? What do you mean? You didn't realize that? No! I want us to stay friends forever! I don't want to split up! I'll miss you too. All of you. But we have to move forward with the mission. Well now, is everyone ready? You must combine your powers and head to the far reaches of Meowder Space. Well, I guess we're ready. Good luck, everyone. Wait, hold on. Hey, wait, I'm not ready for this. Stop the launch. Sì, abbiamo sbloccato quello col bastone in mano, con una cosa che sembra una medaglia di una palestra di Pokémon, per la nuova selezione dello schermo della scelta dei caratteri che possiamo scegliere l'Emres. Abbiamo sbloccato anche il principe d'Arcoso nella nuova selezione dei caratteri della scelta di chi noi possiamo scegliere i principi d'Arcotosi. Abbiamo sbloccato anche di noi greeting, yeah! Ma sarà mai finita questa zona? Saremo nell'ultimo sequela di episodi di questa incredibile storia? Lo scoprirete nel prossimo episodio.